Allora, io come calcolo i cicli di mercato? Grafico a un'ora, 4 barre al rialzo, 4 barre al ribasso, per me è un ciclo. Il prossimo ciclo dovrebbe andare di 4 barre al rialzo e 4 barre al ribasso. È un modo sbagliato di calcolare il ciclo? Sì, sbagliatissimo. Primo, perché i rialzi mediamente durano di più se parliamo di indici azionari, quindi non ci sono 4 al rialzo e 4 al ribasso. Secondo, perché bisogna fare una statistica. La statistica non la fai utilizzando un oscillatore, perché l'oscillatore ha un time frame che devi calcolare, che devi mettere dentro, e quindi è un parametro soggettivo. L'unico modo, gli unici due modi, o quello principale, è usare degli strumenti di frequenza, e l'analisi principale si chiama analisi di Fourier. Gli ingegneri la conoscono bene, tant'è che appunto si calcola un C. Si calcola andando a fare un'analisi su decine di migliaia di dati, vai a vedere dove c'è, fai la spettrografia, che è quello che ha fatto Arst negli anni 60, che era un fisico, e lavorava al progetto Luna. Dopodiché la spettrografia ti permette di vedere dove ci sono le durate temporali di un ciclo a maggiore energia. Quello è un ciclo che ha una media e una deviazione standard. Quindi un ciclo non è un concetto costante, ma è un concetto assolutamente probabilistico, e non si può fare diversamente sul mercato. Però ripeto, per fare un'analisi seria deve fare un'analisi spettroscopica, che è quella che ho fatto anch'io. Quanto è affidabile l'analisi ciclica? Allora, dipende dai mercati e dai cicli, però sui cicli più stabili, che sono sostanzialmente tre i cicli più stabili, però i due più stabili sono il ciclo intermedio, che dura circa 3 mesi, che è legato alle trimestrali, e poi c'è il ciclo settimanale, che non dura una settimana, ma dura 6-8 giorni di borsa aperta. Questi hanno una affidabilità che va dal 60 e il 70%, soprattutto sui mercati azionari. Poi si degrada un po' su alcune commodities, e anche sul Forex si degrada. Sulle criptovalute, invece su alcune criptovalute, Bitcoin e Ethereum, addirittura abbiamo delle fasi in cui invece abbiamo un grado addirittura superiore agli indici azionari, cioè sono mercati meno efficienti. Qual è il mercato che ha più ciclico in assoluto, che risponde più ai principi dell'analisi ciclica? Allora, dicevo le criptovalute, ma non ci sono abbastanza dati statistici, quindi i mercati su quelli con cui ho fatto gli studi sono gli indici azionari, perché interagiscono tanti attori e sono quelli più sensibili alle attività trimestrali, perché il ciclo, l'ho detto, è più stabile trimestrale, e quindi sono gli indici azionari più grossi. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Il lago di Garda è bellissimo a settembre.